Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master K. Io sono il Master K e il vostro ospite su questo canale. Stiamo parlando in questo periodo degli antagonisti e andiamo avanti col discorso. Il mese scorso in Villain Decay abbiamo visto come evitare che il vostro antagonista si trasformi nella macchietta comica della campagna. La settimana scorsa abbiamo parlato in maniera teorica della figura dell'antagonista e della sua differenza rispetto al protagonista nella campagna. Questa settimana andiamo su qualcosa di più pratico e vediamo una delle figure più classiche all'interno del gioco di ruolo. Questa settimana andiamo a parlare di come inserire nella quest un antagonista ricorrente. Quando si parla di antagonista ricorrente, si intende un antagonista che il party dovrà incontrare più volte nell'arco della campagna. Questo può sembrare qualcosa di scontato, però voglio che facciate attenzione al fatto che non necessariamente un antagonista ricorrente debba anche essere l'antagonista principale della campagna o dell'arco di campagna in cui è introdotto. L'arco narrativo principale della campagna potrebbe riguardare il malvagio barone che vuole conquistare il regno e i personaggi devono fermare le sue armate del terrore, l'esempio classico che facciamo. Diciamo però che sfruttando l'agitazione e il caos causato dalla guerra tra i due regni, dal sottosuolo emerge un malvagio schiavista drow insieme alla sua banda che di notte assalta i villaggi per rapire la gente e venderla al mercato degli schiavi. E parlando dei drow, quella non è la cosa peggiore che ti possano fare. I giocatori potrebbero incontrare più volte nell'arco della campagna questo drow e i suoi schiagnozzi, ogni volta intenti a organizzare qualche malefatta contro la popolazione in crisi per via della guerra, ma tra il drow e il malvagio barone non ci sarà alcuna relazione diretta, anzi, potenzialmente i due potrebbero essere anche nemici tra di loro, dato che quelli che il drow rapisce alla fine sono comunque i sudditi anche del malvagio barone. Ricordate anche che quando si parla di antagonista non necessariamente si sta facendo riferimento a uno specifico individuo, a uno specifico PNG. Un intero gruppo, situazione o anche ambiente potrebbe essere un antagonista per i giocatori. Ogni volta che i giocatori devono attraversare o passano vicino all'antica foresta, vengono attaccati dai goblin che la infestano. Non si tratterà ovviamente ogni volta degli stessi goblin. Magari all'interno della foresta esistono più tribù differenti di goblin, ma i goblin avranno un'identità culturale, comunque degli aspetti comuni all'interno dell'immaginario di gioco condiviso, tali che possono essere considerati un'unica organizzazione che sarà l'antagonista ricorrente dei giocatori ogni volta che passano da quella determinata zona. Bisogna prima di tutto ricordare che per quanto un antagonista strutturato e memorabile possa migliorare decisamente una campagna, la sua presenza non è indispensabile e ci sono anche casi in cui perdere tempo a caratterizzare un antagonista che ha poca rilevanza in realtà è controproducente. Parlando di worldbuilding, abbiamo già detto che non bisogna sempre sviluppare nei minimi dettagli ogni elemento, ma in questo caso stiamo proprio parlando della rilevanza di un antagonista all'interno dello schema generale di una campagna o di una quest. Negli scorsi due episodi della serie di Fallout, per esempio, l'antagonista che il party ha dovuto affrontare sono stati due supermutanti che vivacavano nel parcheggio di fronte al dungeon che gli avventurieri dovevano andare a esplorare. La loro funzione nella storia era fornire un ostacolo agli avventurieri,
ma non c'è stato bisogno di dare ai due supermutanti un profondo retroscena o legare la loro presenza al background di uno dei personaggi. Per la funzione che avevano all'interno della quest, sarebbe stato assolutamente identico sia che i supermutanti si fossero semplicemente trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato, sia che fossero stati integrati a vari livelli nella narrativa più in generale. Abbiamo visto che uno dei personaggi, il Ranger, ha dell'astio personale nei confronti dei supermutanti. Avrei potuto dire che uno di quei supermutanti era proprio quello che ha ucciso la sua famiglia o quant'altro, rendendo il conflitto personale e permettendo a uno dei giocatori di sviluppare la narrazione del proprio personaggio. Però, francamente, sprecare un evento così focale per un personaggio per due mostri in un piazzale vuoto sarebbe stato uno spreco e avrebbe anche allungato i tempi in un momento in cui non c'era effettivamente bisogno di farlo. Probabilmente la maggior parte degli antagonisti nelle vostre campagne ricadrà in questa categoria, cioè avversari che non devono essere sviluppati più del minimo indispensabile di quello che serve per giustificare la loro presenza nella storia. Diciamo però che voi avete buoni motivi per inserire un antagonista ricorrente all'interno della vostra campagna. Ora, la prima cosa da dire è che se quel PNG o quell'organizzazione saranno presentati più volte, devono avere una buona caratterizzazione. Se i giocatori dovranno averci a che fare spesso o relativamente spesso, dovranno essere interessanti all'interno della storia. Facciamo questa premessa, ne parleremo poi più approfonditamente in un video apposta più avanti, però ricordatevi che la caratterizzazione sarà indispensabile. Il primo errore da evitare sempre, assolutamente, quando avete a che fare con un PNG ricorrente avversario del party, è quello che quel PNG in un modo o nell'altro deve essere tenuto al sicuro dal party. Partite dal presupposto che ogni volta che il party riesce a mettere le mani addosso a qualcuno, quel qualcuno è morto. Non c'è possibilità coerente che voi riusciate a salvare il vostro antagonista senza barare. Abbiamo già parlato anni fa in un altro video di come poter resuscitare il vostro antagonista nel caso succeda qualcosa di inaspettato, ve lo lascio qua sopra. Però sappiate che è un trucco che può essere usato una tantum. Se ogni volta che i giocatori ammazzano un antagonista, se lo vedono poi subito dopo ritornare, a meno di casi veramente eccezionali, la cosa diventerà rapidamente estremamente noiosa. Quindi, se non siete nelle condizioni di poter perdere il vostro villain, semplicemente non mettetelo alla portata del party. Ovviamente questo problema si pone solo nel caso l'antagonista sia uno specifico PNG. Se i PG si contrappongono a una zona o a un'organizzazione, il problema si risolve già da sé. I PG potranno uccidere tutti i minion del Signore del Male che vogliono, tanto il Signore del Male avrà infiniti disposable ninja da mandargli contro. Questa è una delle soluzioni migliori. Il vero capo dell'organizzazione malvagia all'inizio sarà una figura vaga e indistinta con cui i giocatori non avranno direttamente a che fare. E in realtà potrebbe essere vaga e indistinta anche per voi. Usando un modello del genere, non necessariamente voi dovrete preparare tutti i dettagli di questo fantomatico boss finale fin dall'inizio. Basterà sapere in linea generale qual è la sua motivazione, ma i dettagli di chi lui sia e che cosa voglia nello specifico verranno sviluppati insieme al resto della campagna in base a quello che faranno i PG, e questo porta due enormi vantaggi.
Il primo è appunto che sicuramente voi avrete a disposizione l'antagonista ricorrente, perché non entrando mai in gioco direttamente resterà vivo. Ma il secondo, che è quello più importante, è che avrete la certezza che quell'antagonista sia adatto al tipo di gioco che mettete al tavolo, dato che non dovrete creare un PNG e poi cercare di farlo odiare ai giocatori. Semplicemente potrete vedere cosa odiano quei giocatori e creare un PNG che si adatti esattamente a quel tipo di archetipo. Ovviamente è anche possibile procedere prendendo la strada letteralmente opposta, cioè nelle fasi iniziali della quest o della campagna buttare contro il party tutta una serie di potenziali antagonisti minori e poco sviluppati, e tramite un processo di eliminazione molto letterale in questo caso, rendere antagonisti ricorrenti quei pochi che per un motivo o per l'altro riusciranno a sopravvivere all'incontro col party. All'inizio della campagna potrebbero esserci letteralmente dozzine di questi singoli PNG o piccole organizzazioni che andranno a contrapporsi ai giocatori, e poi quegli sporadici che sopravviveranno all'incontro col party, valutate quello che magari sarà più interessante, più facile da sviluppare, magari unendo assieme una serie di sopravvissuti, e quelli diventeranno gli antagonisti ricorrenti. Il vantaggio di questo metodo è che chiunque sia il PNG sopravvissuto avrà sicuramente un motivo di astio nei confronti del party già sviluppato e integrato nella campagna. Dopotutto è stato il party a sventare il suo piano, a distruggere la sua organizzazione o a uccidere il suo precedente capo, se quello sopravvissuto era uno dei minion e non il boss. Tra l'altro questo sfrutta anche quello che abbiamo detto nel video della settimana scorsa su antagonista, protagonista e punto di vista, cioè che dal punto di vista del minion lui è l'eroe della storia e il party sono i suoi antagonisti che stanno impedendo a lui di portare a termine il suo arco narrativo. Diciamo che per questo video è tutto, ora la parola sta a voi, scrivetemi qui sotto come voi avete fatto a introdurre i vostri antagonisti ricorrenti, o come avete miseramente fallito nel tentativo di inserire i vostri antagonisti ricorrenti. Settimana prossima ritornerà la serie di Fallout, che vedo sta suscitando molto interesse, ma tra 2 settimane ritorneremo sempre a parlare degli antagonisti, parlando appunto di come caratterizzare e motivare un antagonista ricorrente per una campagna. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. In descrizione troverete anche i link a un paio di canali social a cui potete iscrivervi per avere un'interazione più diretta. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo nel prossimo video.